Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Covid test su 10.000 sanitari di Torino per scoprire DNA che respingono il virus. L'effetto dei vaccini dura a lungo il 70% fino a dopo 8 mesi. Vaccini sabato in tutta la regione, open day per la fascia 5-11 anni, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione, l'elenco con gli hub sarà pubblicato a breve sul sito regionale, intanto l'incidenza del contagio a scuola è in diminuzione per la terza settimana consecutiva. Covid, il bollettino regionale registra altri 3.600 casi, 27 decessi, il calo è consistente nei ricoveri, meno 78. Alberghi, ristoranti, società, così l'Andrangheta faceva impresa. A Torino in 40 verso il processo, chiusa l'indagine Platinum della DIA. Un vigile di Volpiano indagato per abuso d'ufficio, cancellate 6 multe ad un boss. A Torino curava il tumore con le erbe, un'omeopata è stata condannata a 3 anni per omicidio colposo. La paziente, una 53enne, morì per melanoma. Sempre a Torino, un monopattino urtato da un SUV, finito a terra, il ferito è grave, l'incidente in corso Novara all'angolo con corso Giulio, indagano i vigili urbani. Treni gratis, tenda limone confermati fino all'apertura della strada dei 50 tornanti. In Consiglio regionale a Torino l'assessore Gabusi ha annunciato che per la prima volta i francesi parteciperanno alle spese del servizio. Chiudiamo con il meteo, torna l'anticiclone delle Azzorre, con esso sole e vento che domani potrà essere nuovamente tempestoso, soprattutto in alta montagna. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip.